Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera, ben ritrovati dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Comincia di venerdì questa giornata di campionato, la numero 35, quindicesima del girone di ritorno, e comincia di venerdì proprio perché la Juventus è impegnata mercoledì prossimo a Monte Carlo contro il Monaco per la gara di andata della semifinale di Champions League. Centrocampo juventino che quindi può imbastire un'azione ancora con il pallone lanciato lungo per Higuain, colpo di testa di Toloi, recupera Higuain, la girata, la parata di Berisha, e beh, quando gli arriva il pallone lui tira, poi se il portiere è pronto bene, qui non ha colpito con grande potenza ma l'aveva angolata, attento Berisha che si tuffa sulla destra e blocca a terra. Gigi Buffon scambia ancora sulla destra con Bonucci, poi Chiellini, un po' pericoloso questo passaggio, Chiellini è costretto a spazzare via, perde palla, attenzione, area di rigore, Freuler, l'uscita di Buffon che salva con Chiellini a terra, si era aperta una voragine nell'area di rigore della Juve, Freuler solo, Buffon capisce tutto, esce coi piedi e salva la sua porta. Accelerazione di Pjanic, Higuain è marcato da Caldara, subentra però Chiellini nell'azione, Chiellini sulla tre quarti campo, alza la testa e la cross è buono, Cuadrado arriva, palla sul fondo, limpida occasione per la Juventus, addirittura assist di Chiellini che ha visto l'inserimento di Cuadrado, Cuadrado ci è andato col piatto, qui Berisha non poteva fare niente, per fortuna dell'Atalanta pallone che è uscito ma di pochissimo. C'è un'azione dell'Atalanta, palla per Gomez, Gomez la protegge, c'è Freuler là vicino ma Gomez preferisce servire Kurtic, lo sloveno ha di fronte a sé Cuadrado, si libera della sfera, ancora per Gomez, posizione centrale, Kurtic entra in aria, Kurtic tarda il tiro, palla che è ancora lì, Gomez la mette dentro, Conti, rete, Atalanta in vantaggio, ha segnato Conti a 10 secondi dalla fine del primo tempo, assist da parte di Gomez, secondo palo e Conti che la spinge in porta e porta l'Atalanta in vantaggio a un soffio dalla fine del primo tempo, forse non si riprenderà nemmeno a giocare. Ed era, diciamo, comprensibile il timore di Allegri, era giustificato perché la Juventus non era la solita Juve. In questa occasione c'è stato un primo grande salvataggio di Chiellini, ma dopo il cross è andato sul palo sulla sinistra, c'erano addirittura Dani Alves, Chedira e Conti, ed è arrivato prima Conti, quindi vuol dire che questa sera nella Juventus qualcosa non va. Non era facilissima, infatti come previsto non si riprende neanche a giocare, squadre negli spogliatoi, non era facilissimo coordinare perché Conti era molto schiacciato, c'erano due giocatori della Juve più Buffon, Conti è riuscito ad arrivarci, quello che ha sbagliato prima era Kurtic che era stato imbeccato splendidamente da Gomez, ha tardato il tiro, poi Gomez con la calamita ha ripreso il pallone, ha alzato la testa, inserimento di Conti, altro difensore goleador, e a 10 secondi dalla fine del primo tempo l'Atalanta è in vantaggio sulla Juventus, Atalanta 1 Juventus 0, gol di Andrea Conti al 44esimo minuto, calcio di punizione in favore della Juventus, la posizione è abbastanza interessante, spostati sulla destra, vediamo che sul pallone c'è Pjanic, Dybala che si è rialzato, parte Pjanic, palla in aria, colpo di testa, deviazione, rete, il pareggio della Juventus, fermi quelli dell'Atalanta e Bonucci che la mette dentro con la difesa dell'Atalanta che in questo caso, infatti, Gasperini si gira e non vuole vedere, è assolutamente poco reattiva, non sappiamo se abbia toccato Bonucci oppure una deviazione, è un autogol, è forse un autogol di Spinazzola perché Bonucci va a esultare ma forse tocca addirittura con la schiena Spinazzola. E quindi probabilmente un autogol, vediamo che il tabellone dà il gol a Bonucci, però ripeto, mi sa che l'ultimo tocco è di Spinazzola, viene assegnato il gol a Bonucci, però ripeto, forse Bonucci non la tocca proprio questa palla, e questo è un gol importantissimo per la Juventus, ottenuto al quinto minuto del secondo tempo, e a questo punto può giocare da Juventus, Dybala, area di rigore, Dybala, la uscita di Berisha che mette in corner, è inutile, con questa squadra non puoi fare commenti alla fine del primo tempo perché hanno la capacità di ribaltare qualsiasi partita in qualsiasi momento. Ripetiamo, gol che viene assegnato a Bonucci, io ho visto una deviazione di Spinazzola, nettamente autogol, calcio d'angolo, bandiera di sinistra, tocco all'indietro, Alexandro la rimette dentro, colpo di testa, deviazione, palla che arriva lì, palla che viene servita, termina sul fondo, l'arbitro ha visto un calcio di rigore, ha visto un calcio di rigore, perché vediamo che sta indicando il dischetto e va anche a estrarre,
attenzione, no, ma no. Viene richiamato da Rizzoli, viene richiamato da Rizzoli, qualcosa. Aveva indicato il dischetto, vediamo che prima era accerchiato da quelli dell'Atalanta, adesso da quelli della Juventus. Aveva, non è rigore però. Aveva dato il dischetto Guida, indubbiamente l'avevo visto, tant'è che era accerchiato dai giocatori dell'Atalanta. Che può essere successo? Fuori gioco Mandzukic. Che sul pallone in aria probabilmente un fallo di mano, e quindi l'arbitro aveva visto il fallo di mano di Toloi. Però poi Rizzoli dall'arbitro di porta ha fatto cambiare idea dicendo sì, l'ha toccata di mano, ma non era in fuorigioco, era stato spinto. E quindi da qui il fallo, c'era il fallo di mano ma c'era anche la spinta di Bonucci. C'è Dybala che fraseggia con Cuadrado, eccolo Higuain, finora ha toccato pochi palloni. Cross, gran parata da parte di Berisha. Il tiro era stato di Khedira che ha preso il pallone da sotto indirizzato all'incrocio. Attentissimo Khedira, vola sotto l'incrocio alla sinistra. Devia in corner, 7-5 il conto dei corner in favore dell'Atalanta. 1-1 il punteggio, vicinissima al sorpasso la Juventus, ma si resta sull'1-1. Pjanic, deviazione di testa, non ci arriva nessuno, pericolosissima, deviato un pallone, nessuno era sul secondo palo. Competenza di Khedira e poi c'è stata una deviazione, mi sembra, di Berisha. Forse sicuramente la deviazione, perché c'è calcio d'angolo, è il settimo della partita. Sono saltati in gruppo Khedira e Freuler, forse sì, ha toccato Khedira, poi c'è stata la parata di Berisha, l'angolo, palla in aria, agganciato, tiro diagonale, attraversa tutto lo specchio dall'altra parte. Adesso la Juventus sta cominciando a colpire a pallonate la difesa atalantina, ma si resta sull'1-1. Toloi tiene troppo palla e la perde, pericoloso l'incursione della Juventus con Mandžukić che va verso il fondo, la metà centro, la girata di Higuain, para Berisha, non trattiene, perde palla e poi l'Atalanta spazza via. Stava per combinare la gossa a Berisha, ma prosegue l'azione. Dani Alves entra in aria, prova il pallonetto, Berisha altissimo e la va a prendere. Sul tiro di Higuain Berisha non trattiene, poco reattivi due centrali che poi però riescono, credo con Caldara, a spazzare via. E quindi adesso entra l'Iksteiner, vediamo se si alza il 23 di Dani Alves. Forse no, esce proprio Cuadrado. Allora che succede? Che Dani Alves va a giocare dove giocava Cuadrado, pur essendo lui inizialmente un difensore, però è più agile di Lichtsteiner e quindi può giocare su quella zona. Lichtsteiner fa l'esterno di destra della difesa a 4 con Chiellini e Bonucci centrali, Alessandro a sinistra, rincorsa alla Cristiano Ronaldo di Pjanic con i balzelloni all'indietro. Siamo a circa 26 metri dalla porta, posizione semicentrale, parte Pjanic e la palla che esce di pochissimo con Berisha che si aspettava il peggio. Il tiro su calcio di punizione da parte della Juventus, pallone che ha girato ed è uscito di poco al lato, però Berisha credo che se fosse stato nello specchio avrebbe guardato il pallone in fondo al sacco. Sì, una pennellata bellissima dell'ex romanista, ne aveva fatte altre di queste prodezze, quindi non è che ci ha stupito. Molto bello l'interno destro di Pjanic, finito di pochissimo sulla destra del palo in alto, quasi all'altezza del 7 di Berisha, che questa volta si è salvato. Palla in aria, sbuca Dani Alves e segna il gol del 2-1. Dani Alves va a imbeccare un lancio dalla tre quarti, colpisce al 37esimo, mette il pallone in porta. Allora a questo punto lo dico, Massimiliano Allegri è un mago del calcio, perché ha messo lì Dani Alves e gli sta risolvendo la partita. Sì, nessuno lo ha seguito, si sono fatti scavalcare tutti, sia Spinazzola, era proprio il palo dove doveva esserci lui, o al limite che sì, che poteva intervenire, ma niente da fare. Dani Alves è stato bravissimo, giocatore così esperto, d'altra parte ha seguito la traiettoria e poi di tempia ha colpito con la tempia sinistra. Ora prenderà anche l'ammunizione, sì, perché si è tolto la maglietta ed è andato sotto la curva dei tifosi juventini, quindi è finito lì. E Berisha non poteva farci nulla, veramente un gol molto molto bello dal punto di vista della costruzione e della realizzazione. 2-1, d'altronde la Juventus nel secondo tempo ha cambiato passo, da quella punizione, come abbiamo detto, da quel fallo su Dybala, hai cambiato tutto, la squadra si è ritrovata, ha ritrovato la concentrazione che nel primo tempo sembrava non avere, e per l'Atalanta è stata più difficile, l'Atalanta che comunque si è difesa con ordine, ma quando
c'è un campione che cerca un altro campione, così in queste circostanze devi essere attento in tutti i palloni in maniera precisa, non ti può scappare nulla. Stavolta Dani Alves era lì al punto giusto, al momento giusto. Ecco, intanto c'è un erroraccio della Juventus, vediamo se Gomez riesce a rimettere l'Atalanta. Destro di Gomez, Buffon sulla traiettoria, l'erroraccio di Khedira. Gomez lanciato in porta, non ha angolato troppo il tiro, e poi c'è Buffon che fa sembrare facili anche le cose più difficili. Con la Juventus mai parlare troppo presto, perché questo 2-1, visto come è andato il secondo tempo, si può dire meritato, mentre il primo tempo con l'1-0 dell'Atalanta ci poteva stare. Secondo tempo la Juve ha ribaltato la situazione, no, e nessuno può dire nulla. Del tutto diverso, una Juve molto più presente, molto più sicura di sé. Ma attenzione all'Atalanta, Petagna protegge un pallone, fa viaggiare ancora a destra, palla al centro, incoccia in un difensore, attenzione Atalanta solo, Buffon, miracolo, e poi Freuler, gol, pareggio dell'Atalanta, Freuler, 40° minuto, sembrava finita, Freuler dopo una prodezza strepitosa di Buffon a porta vuota lo svizzero, la situazione in parità 2-2, gol di Freuler, Atalanta 2 Juventus 2, che partita carafa. Sì, l'Atalanta non finisce mai, in questa azione c'è stato un errore, incomprensione, ci aveva messo una pezza Buffon, la palla è rimasta lì, è arrivato Freuler che ha vinto anche con un po' di fortuna un doppio riballo, in rimpallo, e ha messo la palla dentro. È un Atalanta che non finisce mai, appunto, una squadra che Gasperini ha plasmato anche dal punto di vista caratteriale. Diciamo la verità, la Juventus forse avrebbe meritato di vincere, ma l'Atalanta non meritava di perdere. È arrivato questo gol, sì, c'era stato il tiro di Gomez parato da Buffon, però era un Atalanta che sembrava dover scalare una montagna, perché recuperare dalla Juventus dopo che la Juventus si era portata meritatamente in vantaggio. La Juventus ha concesso troppo, forse fidandosi di Gigi Buffon, che su Freuler aveva fatto una parata più difficile di un rigore, perché Freuler era in corsa, posizione centrale, ha scaricato forte, Buffon non so neanche come l'abbia parata. Poi però il rimpallo è stato sfortunato per la Juve, Freuler si è ritrovato quel pallone e lo ha spinto in fondo al sacco per il gol del 2-2, secondo gol consecutivo per lo svizzero Remo Freuler. I tre fischi, finisce 2-2 tra Atalanta e Juventus, e qua la Trenti Azzurri d'Italia si esulta, perché dal sogno della vittoria sembrava arrivare una sconfitta, qui in casa ne sono arrivate pochissime quest'anno per l'Atalanta, alla fine i campioni d'Italia sono fermati sul 2-2. Il commento di Mauro Carafa. E sembrava che la tradizione dovesse continuare dopo 16 anni, niente, da una parte l'Atalanta non ha vinto e dunque continua la tradizione negativa, ma d'altra parte questo pareggio sembra una vittoria, perché l'Atalanta a quel punto sembrava in questa seconda fase, in questo secondo tempo, aver ormai esaurito anche le energie psicofisiche per rispondere a una Juve molto più sicura di sé, ma una Juve che questa sera, in ogni caso, pur avendo avuto le occasioni per chiuderla questa partita, ha fatto troppi errori. E anche sul gol di Freuler, dopo la prodezza di Buffon, insomma, troppo spazio al 90° dopo che stai vincendo per 2-1 fuori casa. Insomma, anche i migliori non sono perfetti. Atalanta che esulta, Atalanta che aggancia la Lazio in classifica quota 64, però nello scontro diretto la Lazio è avvantaggiata, due vittorie qui a Bergamo alla prima di campionato e all'Olimpico alla prima di ritorno, quindi Atalanta che rimane di fatto quinta, Juventus attualmente a più 9 sulla Roma, che però deve giocare il suo derby. Andiamo con il tabellino prima di salutarvi e restituire la linea agli studi di zona Cesarini e Maurizio Ruggeri. Nel primo anticipo del venerdì della 34esima giornata del campionato di Serie A, la 15esima del girone di ritorno, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, Atalanta e Juventus hanno pareggiato per 2-2. Le reti: Conti al 44esimo del primo tempo per l'Atalanta, autogol di Spinazzola al quinto della ripresa, porta la Juve in parità, 37esimo Dani Alves per il sorpasso bianconero, al 90esimo, anzi all'88esimo, il pareggio di Freuler dopo una gran parata di Buffon. Finisce 2-2, grazie a Mauro Carafa per i suoi interventi, grazie a Daniele Bulgarini per l'assistenza tecnica, a tutti voi che ci avete seguito, Giuseppe Bisantis dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo ricorda il risultato finale: Atalanta 2, Juventus 2, e vi auguro un buon proseguimento di serata.